Buonasera, oggi è il 28 ottobre del 2018. Il 28 ottobre di tantissimi anni fa, il 28 ottobre del 1988, ero fra quegli studenti che sostenevano l'esame finale per il titolo di avvocato rotale allo studio rotale che è l'esclusiva scuola a livello mondiale nel sistema della Chiesa Una Santa Cattolica e Apostolica di Roma per poter fregiarsi se si supera l'esame finale per potersi fregiare del titolo massimo della dottrina giuridica nella Chiesa, nel titolo cioè di avvocato rotale. L'avvocato rotale è un titolo di dottrina che può abilitare a tante cose. Essere avvocato e procuratore dinanzi ai tribunali apostolici e ai dicasteri della sede apostolica e anche alla Corte d'Appello dello Stato Vaticano, eccetera. Essere difensore del vincolo, promotore di giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. E fra gli avvocati rotali che si possono fregiare di questo titolo massimo di dottrina giuridica ci sono chierici, diocesani e regolari e secolari, suore, uomini laici, come laico sono io, donne laiche. Si è ammessi all'esame finale se si sono superati tutti gli esami del triennio di corso alla scuola, allo studio rotale. Questa scuola è la scuola del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Fino al 1983 denominata Sacra Romana Rota. E comunque questo titolo, questo nome rimane anche nei diplomi, come in questo che potete vedere alle mie spalle, che è il diploma del titolo di avvocato rotale. Chi pensa che sia paragonabile questo titolo ad altri titoli di dottrina? Non ha torto, basta non confondersi. È un titolo di dottrina. Implica molti, molti doveri. Sì, nel diploma viene parlato di diritti, di privilegi, eccetera, ma in realtà è un titolo che implica molti, molti, molti doveri. E il primo dovere è quello del segreto di tutto quanto concerne le cose che
di cui ci si deve occupare. È un segreto deontologico, un segreto corrispondente ad un dovere deontologico. Io ringrazio la sede apostolica e le altre autorità pontificie di avermi ammesso nel lontanissimo ottobre 1984, prima alla Pontificia Università San Tommaso in Roma, e contemporaneamente, per certi versi, allo Studio Rotale. Nell'ottobre 1984 mi viene concesso di potermi iscrivere alla Pontificia Università San Tommaso in Roma, alla Facoltà di Diritto Canonico. Già io ero laureato con la laurea dottorale dell'epoca all'Università di Pisa, alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Dunque, nell'ottobre 1984 inizio i miei studi di diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso in Roma. Nel novembre dello stesso anno inizio il corso allo Studio Rotale. Confesso, è stata un'esperienza unica, straordinaria. E ringrazio tutte le persone che hanno fatto in modo, suppongo che così sia stato indicato dalla Provvidenza, che io potessi affacciarmi a questi studi pontifici dopo aver terminato quelli fatti alla Facoltà di Giurisprudenza di Pisa. Bene, questo è quanto per oggi. Alle prossime. Buonasera.